Consueto appuntamento con il calciomercato di prima categoria e di promozione, ospiti questa volta di una sede che, devo dire la verità, ha anche ospitato le prime riunioni del nostro progetto, Plaza De Carlos ad Oreggio. Ma andiamo subito con le news. Il Solaro completa la rosa con due innesti, Luca Volpi ha infatti firmato due colpi molto giovani, Mattia De Carlo, classe 2000, proveniente dall'Uboldese, e il difensore Daniel Rosa, classe 2001. Sostanzialmente la rosa del mister Cervivivo è praticamente completa. Da una rosa quasi completa passiamo a una formazione ipotetica, nel senso che la diamo noi. Giovedì si è radunato per la prima volta la nuova formazione del Valle Olona, allenata dalla coppia Amato-Compagnone. Ecco l'11 che ci sentiamo di consigliare. Zucchella in porta, poi abbiamo il giovane Montecchio. La coppia di difensori centrali è Ranieri-Toma, sull'esterno sinistro abbiamo messo Belloni, un classe 2002, un centrocampo molto, diciamo così, tecnico ma anche d'esperienza con Saramin, Suman e Baggi, davanti invece Tridente con Cosai, Surace e poi abbiamo messo in ballottaggio De Rosa e Somaini. Va trovato comunque posto per un talento come Marazzi. Andiamo invece a un giocatore che lascia dopo 10 anni una squadra in particolare, ma la promozione, è Antonio Ippolito, capitano del Gorla, che ha deciso di accasarsi alla Val Ceresio, con lui l'ex compagno Antonini, vediamo le immagini. Appunto, dopo 10 anni la bandiera ha deciso di tornare quindi in prima categoria e lasciare una squadra in cui ha dato tutto, e facciamo vedere anche un delicato, direi, post con quale ha salutato società e tifosi. Andiamo quindi a vedere come si è comportato il Gorla. Il Gorla ha fatto molte operazioni, abbiamo questa grafica, che ringrazio appunto i nostri tecnici. Abbiamo quindi Carlo Magno e Noci, che sono stati visti lo scorso anno all'Antoniana. Dalla Caronnese arriva il portiere classe 2001 Beretta ed il Parietà De Giorgi. Un altro fuori quota è il 2000 Perotti da Vergiate. Rendono quasi completa la rosa di Castiglioni, Calderoni ex Inveruno, Ghioldi Castellanzese e Cesaro che arriva dalla Besnatese. Tornando invece in prima categoria, era stato ospite di una delle nostre precedenti puntate, sostanzialmente lascerà l'Ispra Andrea Scapolo, l'ex portiere del Varese, è stato sostituito infatti da Perna, visto recentemente a Verbano. Un'altra delle favorite in prima categoria è sicuramente il Ferno, che ha invece trovato l'accordo, o meno così pare, con il 2001 ex Busto 81 Cova Cagliazzo. Restando in prima categoria e parlando di una formazione che è chiamata a riscatto dopo 2 anni molto difficili, la prima versione della Belfortese targata Iani Pantelis in panchina, secondo noi vedrà Piovesan in porta, il portiere brasiliano, difesa 4 con Calemme, Di Bari, Da Pos e Motta, un centrocampo sicuramente di qualità con Italiano, Silva Fernandes e Moretta, e un tridente insomma che dovrebbe dare sicuramente più gol rispetto all'anno scorso con Fontana, Ciccone e Bianchi. Capitolo Saronno, gli amaretti oltre a Ghionai in centrocampo potranno schierare Ferrari, un talento sicuro per soprattutto se dovesse rimanere in prima categoria. Ricordiamo sempre che Saronno sta aspettando, diciamo così, che il comitato sciolga un po' le riserve sulla categoria che andranno ad affrontare. In settimana è arrivato anche Leonardo Forestieri, un portiere, mentre continuerà il suo cammino, lo avevamo anticipato, in biancoceleste Alessandro Bollini Frigeri. Con questo è tutto, ringraziamo ancora Plaza De Carlos per averci ospitato, venite sempre qua ad Oreggio, si sta freschissimi e ci vediamo settimana prossima.